ritenuto necessario immediatamente chiamarvi e fare questa conferenza perché si è appena conclusa la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza, Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, alla presenza del coordinato ovviamente dal prefetto e alla presenza delle forze dell'ordine, nonché dell'ASP. La situazione che è stata evidenziata è drammatica e quindi ciò considerato è necessario che tutti quanti, per quello che ci compete, facciamo qualcosa per provare a contenere il più possibile e voi tra tutti siete sicuramente quelli che possono fare di più. La situazione è molto preoccupante perché noi abbiamo in questo momento un numero di positivi che aumenta, abbiamo un numero di soggetti in terapia intensiva che aumenta, addirittura da ieri sera a oggi, ieri sera erano 11, oggi sono 15 quelli che sono in terapia intensiva nella provincia di Agrigento e di questi casi anche molto severi, quindi delle situazioni gravi. Abbiamo oltre 1000 soggetti in provincia che sono in trattamento domiciliare e il comune di Sciacca è comunque interessato da un contagio continuo, persistente e crescente. La cosa gravissima che c'è stata evidenziata è che nella nostra provincia è arrivata non solo la variante inglese, ma anche la variante brasiliana. La variante brasiliana è per 6 volte più diffusiva e per 2 volte e mezzo più letale, quindi è una situazione veramente grave. E tutto questo in una situazione che ovviamente è difficile da gestire perché gli ospedali della provincia, l'ospedale della nostra città, ha già ricoverati 5 in terapia intensiva, i posti Covid già sono coperti, per cui abbiamo già una forte criticità sulle strutture sanitarie. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Il punto della situazione di fronte a questa gravità è certamente di una mancanza di consapevolezza da parte della cittadinanza, perché i nostri concittadini non sono consapevoli di tutto questo. E non è più tollerabile, non è più tollerabile. Si è convenuto su una linea. Per fortuna da parte di tutti e per fortuna il prefetto finalmente ha detto il tempo della persuasione e della tolleranza è finito, massima severità. Questo significa anche massima severità con riguardo ai privati, alle feste private e a tutto quello che ne segue, perché non possiamo permettercelo, non abbiamo gli strumenti. E io parlo degli strumenti dal punto di vista della struttura sanitaria per poter affrontare veramente questa ondata che è certamente la peggiore di sempre e che certamente è un'ondata che preoccupa come mai l'ASP, perché io ho sentito il dottore Mancuso che generalmente è molto rassicurante nonostante i momenti difficili, oggi ha dimostrato la sua grandissima preoccupazione perché siamo in una situazione che rischia di diventare ingestibile. Abbiamo chiesto i controlli, io ho chiesto i controlli significa c'è stato assicurato da parte della questura che i servizi saranno come quelli dello scorso anno quando eravamo in pieno lockdown, quindi un servizio che dovrebbe impedire a ciascuno di muoversi da casa. Così come ci è stato garantito dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Stradale, che sono sospese tutte le ferie, tutti gli uomini verranno messi a disposizione. Provvedimento simile verrà adottato per la Polizia Municipale, perché io adesso farò una direttiva perché vengano sospese le ferie e quindi tutti vengano messi su strada per i controlli, ma ci dobbiamo rendere conto che non possiamo avere un controllo sulle case di ciascuno e quindi se non riusciamo a capire
che non possiamo festeggiare, che non possiamo immaginare una Pasqua in una situazione di famiglia, anche di famiglia che non sia quella del nucleo convivente, non abbiamo capito niente. Tutto questo io non so come farlo capire ai miei concittadini, perché veramente, veramente non so come farlo capire. Mi affido a voi che siete sicuramente molto più bravi di me, ma dobbiamo capire che è un disastro. Dobbiamo capire che se non c'è consapevolezza che tutto questo va bloccato, non abbiamo strumenti per bloccarlo. E se io leggo il post di qualcuno che dice irresponsabilmente di Covid si guarisce, vorrei aggiungere che di Covid si muore. E quindi noi non ce la possiamo permettere, perché per quello che mi riguarda, anziani, bambini, fragili, tutti quanti, tutti, a prescindere dall'età, dal ceto, da che cosa fanno nella vita, devono essere tutti salvaguardati. E la scelta irresponsabile di qualcuno non può ricadere sulla comunità. Questo che sia chiaro a tutti quanti. E quello che io mi chiedo, io lo farò e solleciterò anche un controllo, perché io mi chiedo con le pasticcerie, con le carnezzerie, io vorrei capire quali sono gli ordini e le prenotazioni che sono state fatte per le prossime festività pasquali. Perché non è più tollerabile che su Facebook si mettano le foto di un unico festeggiato che ha davanti una torta di 5 kg, perché io mi chiedo un nucleo familiare di 3-4 persone che cosa se ne faccia di una torta di 5 kg. Basta, basta. Rischiamo veramente la fine. E non è questione di zona rossa. Io sono contro la prosecuzione della zona rossa, perché è la zona rossa che pregiudica solamente alcune attività che non sono il problema del contagio, non serve a nulla. Rendiamoci conto, cortesemente, mi affido veramente a voi, rendiamocene conto, perché questa Pasqua, questi prossimi giorni non sono normali. E noi veramente rischiamo di diventare una bomba incontrollabile e incontrollata. Quindi ci conferma che stasera la zona rossa scade, al momento non ci sarà né richiesta di proroga, e vedo che lei dice che è contraria eventualmente ad una richiesta di questo tipo. Sì, la zona rossa questa sera scade, domani siamo in zona arancione. Ricordo che comunque permane la mia ordinanza sul divieto di stazionamento in tutto il territorio comunale, perché quella è in vigore e resterà in vigore così come previsto. E ovviamente il divieto per tutto quello che è della zona arancione e poi della zona rossa con riguardo alle festività pasquali. Il controllo sul territorio aumenterà per quanto possibile, perché ovviamente è una situazione che riguarda l'intera provincia. Noi oggi siamo per contagi la terza provincia in Sicilia, dopo Palermo e Catania. Agrigento è la terza provincia per numero di contagi. Dalla situazione del boccone del povero, che cosa ha appreso? Della situazione del boccone del povero ha appreso che verosimilmente il focolaio è sempre lo stesso. Abbiamo una situazione difficile, ovviamente, Quindi perché ci sono. lo stesso del compleanno. Verosimilmente sì. Abbiamo una situazione difficile, per cui abbiamo ovviamente anche una suora ricoverata nel presidio ospedaliero di Sciacca. C'è qualche contagio, ci sono ancora dei tamponi che dovranno essere effettuati, quindi è sicuramente una situazione che desta preoccupazione e che è sotto controllo anche e soprattutto da parte dell'ASP. Con riguardo alle scuole domani, io ribadisco quelle che sono le mie competenze e certamente non sono io a non rispettare le regole, questo ve l'ho detto 100 volte, se io chiedo il rispetto delle regole le devo rispettare, altrimenti ci perdiamo di casa. E siccome non ho intenzione di venire contra factum proprium, perché così non è, è comunque evidente che domani è una giornata particolare, perché noi chiudiamo la zona rossa oggi, dopodomani andiamo nelle vacanze pasquali e abbiamo questa giornata in cui si dovrebbero riprendere le attività scolastiche e didattiche.
Nella considerazione che sono state indette assemblee sindacali presso tutti gli istituti scolastici, per quanto mi è stato comunicato dalle 10 del mattino, e quindi ancora peggio, i nostri ragazzi dovrebbero andare a scuola soltanto dalle 8 alle 10, quindi diciamo una popolazione che si muove anche dal punto di vista poi della finalità didattica per un tempo troppo breve. E nella considerazione anche che noi giorno 16 abbiamo concluso gli interventi sugli edifici scolastici per l'adeguamento spazi e aule Covid, giusta finanziamento di 160.000 euro che aveva ottenuto il comune di Sciacca, considerato ancora che il dirigente lavori pubblici mi ha evidenziato la necessità di un sopralluogo per la verifica dell'esecuzione dei lavori, ritengo che la giornata di domani, nella considerazione che ho detto che si tratta di poche ore di attività scolastica, che è l'unico giorno di una finestra tra la zona rossa e l'attività e poi le vacanze pasquali, abbiamo ritenuto che domani sarà dedicata alla verifica e al sopralluogo fatto dagli uffici tecnici e quindi io tra poco farò ordinanza per la sospensione delle attività scolastiche e didattiche dalle ore 8 alle ore 11 al fine di consentire all'ufficio tecnico del comune di effettuare la verifica, ovviamente in massima sicurezza e quindi senza la presenza degli alunni. Sto Va bene. parlando di scuole, ovviamente edifici scolastici comunali. Grazie, Quindi grazie. i Sì, licei sì. restano fuori da questo provvedimento. Da quello che mi riguarda e da per quello che io so, ho appreso tutti gli istituti di secondo grado hanno assemblee di istituto organizzate a distanza, quindi non dovrebbero fare attività didattica in presenza. Bene, bene. Grazie. Sindaco, ci sono altre notifiche stamattina oppure no? Di positivi no, 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 almeno un attimo posso guardare anche in diretta, ma non mi pare, anche perché in genere le mandano nel pomeriggio. No. Ma la situazione che riguarda Grazie. Sciacca fa pensare che nelle prossime ore avremo ancora un numero considerevole di positivi? Questo non lo possiamo sapere. Abbiamo diversi tamponi, diverse situazioni sotto controllo, quindi l'esito poi ovviamente non lo possiamo conoscere. Noi, io mi auguro veramente che si fermi tutto questo, però il rischio concreto c'è.